Il Pino della Luna, la succursale di Kiyomizu-dera, sono altre cose, ma oggi andiamo qua giù perché in questo periodo qua è l'unico periodo dell'anno in cui è oggettivamente bello venire qui al parco qui sotto, perché ci sono... Chi è che si ricorda l'ultima volta che siamo venuti che era tutto secco? Tra l'altro qui sarebbe molto bello entrare dentro lo zoo, che credo che sia chiuso però. Perché lo zoo c'ha il passaggio in mezzo bellissimo. Qui c'è uno pseudo passaggio nel mezzo, ma niente di che. Vediamo adesso in che condizioni è dall'altra parte, vedete? Appena dallo studio russo, grande. T'han preso allora. Ora noi andiamo direttamente, guardate quanto è grande adesso, è tutto verde. A parte il tempio, abbiamo già visto, non è un tempio un granché. Sì, con Katsuya che faceva la cosa alla sbarra lì. C'è manco un fiore. Ho detto, si richiudono. Andiamo a vedere laggiù, di solito ce ne sono molti laggiù. Ma... la mia amica. Sì, questo è praticamente il Rincon che fa i fiori, il Ren, sì. Ora andiamo laggiù in fondo perché c'è la piattaforma che si può entrare dentro. Anche se, ripeto, vedete questa struttura lì, quella laggiù, questa qua, è l'entrata dello zoo. E lo zoo da quella parte lì c'è tutto il camminamento molto bello, perché si può entrare proprio dentro il laghetto. Ci ha lasciato una vertebra, no, ma ancora è vivo. Sì, è una palude, sì, assolutamente. Non so se fa la torba qui dentro, però. Abbiamo fatto diverse cose proprio in questo periodo. Ti ricordi però che purtroppo se non ci vieni, vedi ci sono, ma sono chiusi. Bisogna venirci la mattina. Però andiamo a vedere laggiù, magari qualcuno c'è. Ma la mattina è impossibile. Che foto gli fai? Fa schifo, fa. Madonna, che foto brutta che gli fai, poveracci. Qui ci sono sempre i soggetti qua del parco di Ueno. Belle strade pulite, guarda qua sei nel posto più schifoso che c'è a Tokyo tra l'altro, eh. Cioè, questa zona qui è piena di personaggi che vengono qua a bere, anche persone tipo senza tetto, eccetera. Quindi... C'erano pure i vecchietti, esatto, sono i vecchietti del cinema delle casalingue.
Qui ce n'è uno. Qui ho fatto delle foto molto belle nel corso degli anni, devo dire. Le avrei fatte anche oggi se avessi portato la macchina, ma soprattutto se ci fossero stati i fiori, perché purtroppo però capisci, non è tanto questo. Quando Totoro usa queste qua come ombrello, lo para veramente. Non è neanche tanto grande questa. Questa è gigantesca, per esempio. Come provare a fare questa? Faccio un video per Facebook al volo. Sto facendo. Salve a tutti, sto facendo una live su Twitch. Vi faccio questo brevissimo video. Sono qua al parco di Ueno e ci sono adesso. È appunto la stagione dei fiori di loto. Purtroppo. Dopo mezzogiorno un po' si chiudono e quindi non c'è niente, però vi faccio vedere quello che ho davanti, perché insomma lo spettacolo è veramente bello. Tac. Ecco qua. Sto facendo una live, quindi ho le mani impegnate. Laggiù vedete il tempio Bentendo, tempio dedicato alla divinità Benten, dea della musica, della saggezza, e che nasce sempre in corrispondenza, che sorge sempre in corrispondenza di un corso d'acqua. Qui, come potete vedere, c'è l'acqua in terra, praticamente è una palude. E in questo periodo qua, solamente in questo periodo, in questi pochi mesi, diciamo pochi 2 mesi circa, dove normalmente qua è tutto completamente vuoto, in questi mesi potete vedere, appunto, potete venire qua ad ammirare lo spettacolo dei fiori di loto qua. Adesso sono chiuse, vediamo un attimo. Per esempio, vedete qua ce n'era uno molto grande, no, non questo, da quest'altra parte. Qui c'è questa piattaforma in fondo al parco in cui potete girare e potete entrare nel mezzo. Ecco, lì ce n'è uno abbastanza grande, si vede. Lì un altro, ecco, lì ce n'è un altro, anche lì. Devo dire che la zona ancora più bella per vederla, per ammirare questo spettacolo, è questa qua, che è comunque gratis, ma dalla parte opposta, dietro quel tempio, c'è lo zoo di Ueno, e dall'ingresso, che è immediatamente qua, si può entrare dentro lo zoo e camminare praticamente in un'area simile a questa, in cui però la passerella è nel mezzo, quindi potete girare in mezzo a tutte queste, a questo spettacolo, a queste ninfe, insomma, che potete. Non so se siamo in fede, comunque dopo magari ci do una cosa. Potete camminare appunto qua in mezzo a tutte queste piante, tutti questi fiori bellissimi. Non so se è la definizione giusta. Molto bello, devo dire. Peccato, se venivo stamattina, ma non potevo venire, c'era anche il sole, quindi il contrasto con il cielo, molto bello sicuramente era, più i fiori aperti è ancora più bello. Va bene, magari ci farò un video più avanti, un pochino più strutturato. Grazie a tutti per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Questo è Ueno, purtroppo ancora non si può venire, da dopo le Olimpiadi si saprà qualcosa di più sul turismo in Giappone, che nella migliore delle ipotesi potrebbe ricominciare a fine di ottobre, oppure comunque in autunno, e tra poco ci sono le Olimpiadi, e fino a dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi non ci saranno comunicazioni. Al prossimo video dal Giappone, ciao ciao!
Beh, abbiamo fatto anche questo. Così domani so che pubblicare, oggi non ce la faccio a pubblicarlo. Bellissima live. Questo tra l'altro il video ve lo ritroverete anche poi su YouTube. Credo, montato. Spero che anche l'Italia adotti lo stesso sistema. Boh. Sono fatte le copre. Queste qua. Ho appena letto una notizia generale di Sky che dice che in Giappone vuole diminuire i giorni di lavoro a settimana quando sarà. Sì, vabbè, sono le classiche. Ci hanno provato un sacco di volte e non ha mai avuto successo. Lo Shining Monday, poi c'era il Black Friday, no? Una roba del genere, comunque non mi ricordo neanche come si chiama. Tanto ci stanno a casa, quindi. Va bene. Ah, bello però qui, eh. Qui c'erano. Si è abbonato qualcuno che non ho visto, scusate. No. Va bene. Per 2 giorni, ma 16 ore di lavoro, sì, esattamente. Non mi stupirebbe, eh. 12 ore di lavoro per 4 giorni invece che 5, fantastico. Qualche malintenzionato se li porta a casa, cosa? I fiori? Boh, può darsi, non lo so mica, sai. Mica lo so, francamente. Sabato e domenica si lavora di solito, qualcuno, Iuri praticamente quasi sempre. Negli ultimi 2 anni, 1 anno, 2, quasi sempre. Situazione Covid già parlato, in penso 47 live e almeno 4 video. Esatto, grazie Charles. Quel video ancora è attuale tanto, sono aumentate solamente le percentuali, neanche di così tanto, quindi è ancora attualissimo. Almeno stipendio di giustizia? Beh, sì, dipende. C'è chi ha chi rende giustizia e chi non rende giustizia nonostante lavori tanto. Ok, adesso. Abbiamo finito di stare in mezzo alla roba tradizionale e rientriamo a Tokyo. Ciao Davide. Ragazzi, mi sa che chiudo qua perché sono un po' stanco. Che sono? 6:30. Devo dire che sono un po' stanco oggi.
Questa è una strada un po' particolare, eh. Ora vedo un attimo che decido, ma mi sembra di essere un po' stanco, devo dire. Grande signore che si uscirà mai.